Ciao a tutti, io sono Stu Energy e benvenuti in un nuovo episodio della guida intermedia di City Skylines in versione vanilla senza mod e senza Steam Asset, così come lo potete giocare voi acquistando uno o più DLC e Content Creator Pack pubblicate dalla Paradox Interactive. Quella che vedete è la città che stiamo facendo dalla guida base e stiamo piano piano affrontando ogni episodio un paio di problemi. Due o tre punti per episodio, cercando di andarli a vedere con calma e di impararli meglio possibile. Abbiamo risolto tutti i problemi? No, assolutamente. Per esempio, siamo al massimo della nostra potenza per quanto riguarda l'energia elettrica e l'acqua, e siamo quindi leggermente come dire al limite. Come vedete, siamo proprio giusti, possiamo svilupparci ancora un po'. Non volevo soffermarmi più di tanto, ma così è. Qui abbiamo fatto il nostro penitenziario, anzi ci potremmo dare un nome, quindi se mi suggerite un nome per questa area e il penitenziario, sono assolutamente disponibile. Poi volevo cercare di risolvere un pochino il problema. Allora vediamo, queste sono 1800, andiamo a lasciare. Stiamo svuotando i vari cimiteri. Questo è svuotato, volevo svuotare un po' questo per spostarlo, per fare un altro collegamento, per evitare che le persone vadano dirette qua. Stiamo svuotando anche questo qui. Siamo ancora indietro, siamo a 1800, però volevo provare a risolvere il problema. Allora, il problema è il solito, non è che è l'incrocio sbagliato. Ovviamente se noi ci mettiamo a demolire tutto e facciamo un mega incrocio molto molto più veloce, va bene. Si potrebbe velocizzare un po' provando a mettere sbagliate queste due entrate, a provare a mettere un po' di sensi unici. Ma credo che il massimo che possiamo fare è quello di aumentare le connessioni. Quindi andiamo a comprare questi due punti e sicuramente riusciremo a raggiungere un buon compromesso. Cioè, siccome c'è una sola autostrada e c'è un solo incrocio che va ad alimentare tutta la zona industriale, come vedete siamo 19.000 persone e siamo in parecchi. Quindi andiamo a fare un incrocio qua che va a essere utilizzato dalla zona industriale, così riusciamo anche eventualmente un domani a fare per esempio un qualcosa qui nella zona fertile. Bene, quindi vediamo di andare avanti. Proviamo a fare un dumbbell interchange qua vicino. Quindi lasciamo il gioco a 1 e proviamo a fare la prima parte del nostro dumbbell interchange. Allora lo proviamo a far partire da questa parte, andando a fare la solita rampa con 3 step di altezza e andiamo a scendere coi soliti 12 di distanza. Abbastanza bella. Allora qui adesso andiamo, alla fine di questo ci andiamo a mettere 2 rotonde, quindi ci mettiamo, andiamo a prendere la gravel road, andiamo a fare 200, poi andiamo a farci la distanza, andiamo a prendere a una distanza di 5 la nostra
il nostro Curved Tool, Curved Road, e siamo a posto, abbiamo fatto la prima rotonda. Non andiamo a cancellare queste qua dentro, come sapete, ve le lasciamo, altrimenti la rotonda si modifica tutta. Qui di nuovo andiamo a farci la metà, così siamo sicuri, facciamo un bel quadrato da 100 e qui di nuovo andiamo a fare la nostra rotonda. Bene. Adesso andiamo a fare una, allora qui c'è l'immissione a destra, quindi la facciamo da questa parte. Allora andiamo a fare le rampe di accesso. Andiamo sempre ad usare la nostra strada sterrata, e come strada di progettazione dobbiamo fare una rampa di accesso e di immissione tutta assieme. Ci andiamo a prendere un po' di distanze con i soldi, tentando di avere qualcosa di sensato. Quindi facciamo una cosa abbastanza gentile, più o meno parallela, non alla curva, ma come vedete alla strada normale. E qui andiamo a trovare un angolo che non è quello di 45 gradi, ma è qualcosa di meno, come vedete, perché così possiamo far partire due strade dalla stessa immissione, e poi metteremo due sensi unici, uno per immettersi e uno per uscire. Facciamo la stessa cosa, quindi rimisuriamo le stesse distanze, quindi facciamo praticamente la nostra, come se fosse un foglio, la nostra squadratura dell'incrocio con lo stesso angolo. Andiamo qui, facciamo i due nodi, invece che prendere il 45 prendiamo l'angolo più piccolo e poi andiamo ad unirci. Qui bisogna che ci ricordiamo, perché andiamo a fare assolutamente dei danni, ma andiamo a ridurre qua, ecco, andiamo a metterlo da questa parte, così andiamo a togliere anche un po' di piloni, che sono quelli che odio particolarmente, come sapete. Adesso, senza andare a cancellare sempre se non dopo aver messo tutte quante le strade, andiamo a fare le rotonde mettendoci l'autostrada per dargli una velocità maggiore. Qui mettiamo doppio senso e qui facciamo l'altra rotonda. Benissimo. E qui adesso andiamo a fare la parte di collegamento per quanto riguarda con la zona industriale. Questa parte adesso andremo a riorganizzarla mettendo un po' più in maniera ordinata tutti il riciclo delle acque. Andiamo a rifare le tubazioni, le colleghiamo di modo da poter aggiornare l'immissione, perché altrimenti una 6 corsie in una 2 diventa un delirio. Spostiamo un po' di roba e andiamo ad aggiornarla bene. Questo già è già più ordinato. Si potrebbe togliere anche l'autobus, visto che di qua non ci passiamo, quindi lasciamo solamente la pista pedonale, la pista ciclabile e basta. Bene, direi che l'inizio del nostro incrocio l'abbiamo fatto. Andiamo a vedere che non ci sia qualcosa che non vogliamo. Allora, c'è un senso sbagliato, lo andiamo a correggere. 1, 2, 3, bene. Quindi di qua escono, fanno la nostra rotonda nel senso sbagliato, perché giustamente noi le rotonde le facciamo
dal di qua. Sì. Ok, direi che così potrebbe anche funzionare. Così anche potrebbe anche funzionare. Bene. Adesso questa qua potremmo, per esempio, andarla a collegare. Bene, il nostro obiettivo è quello di far prendere questo incrocio al più possibile dei camion, ok? Quindi potremmo anche, per esempio, mettere tutti i sensi, mettere anche un senso unico qua, per evitare che girino, per esempio, a sinistra. Guardiamo un attimo. Invertire praticamente il senso. Praticamente così. Invertiamo tutti i sensi. Qui. Li mettiamo tutti a salire. Questo uguale. Ecco. Adesso proviamo a lasciarli così. Dovrebbe crearsi un po' più di traffico qua sopra, ma noi, andando a togliere, non c'è, bene, il semaforo. Allora qui direi che ci possiamo mettere un altro trattamento delle acque, forse. E direi che possiamo anche andare a sostituire la nostra prima water tower. Quindi, come vedete, andiamo, eccola, andiamo a rimettercela, la metto un po' più spostata, la mettiamo qua, poi piano piano cambieremo. Non voglio andare a demolire l'incrocio. Bene, adesso dobbiamo lasciare viaggiare un po', lasciare riprendere. Guardiamo se questo basta con uno. Questi adesso girano e dovrebbero piano piano girare il più possibile a destra. Andiamo a vedere questo qua. Ecco, come vedete già comincia ad intercettare un sacco di traffico. Qui c'è, non mi dite che c'è un semaforo, ecco perché. Va bene. Allora, andiamo a farlo girare per un po', e intanto che abbiamo fatto il nostro dumbbell, diciamo che lo possiamo andare a decorare intanto che ci salutiamo. Quindi andiamo a metterci qualcosa dentro. Andiamo a metterci, vediamo un po'. Andiamo a prendere i nostri alberi, qua dentro ci facciamo un bel fondo. E le varie decorazioni, come sapete, sono assolutamente personali. Tenete sempre presente che è molto consigliato fare tutti e tre i livelli, cioè il livello basso, il livello intermedio ed eventualmente il livello alto. Qui a livello basso ci abbiamo messo i cespugli, l'intermedio non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto il livello alto per quanto riguarda gli alberi. Direi che siamo messi bene. Bene, e con questo nuovo piccolo incrocio abbiamo sbloccato due tile, e come avete visto abbiamo dato una alternativa. Quindi dare un'alternativa, come vedete, ha leggermente migliorato il nostro incrocio. Avremmo potuto mettere un incrocio fantastico mega galattico qua, ma l'importante è dare più accessi. Questo è un altro accesso. Se avessimo voluto farlo ancora più appetibile, ci avremmo messo un'autostrada, però mi sembrava un po' brutto cominciare a fare. Poi cominceremo a decidere se andare a togliere questo e a fare due incroci separati, a farne un altro qua di modo da alleggerirlo, oppure andarlo addirittura a velocizzare.
se noi qui per esempio andassimo a mettere questa, una highway a 100 a velocità 100 km all'ora, la strada normale come vedete è a 40. Quindi se noi andiamo a velocizzare per esempio questa con le sound barrier, eccolo qua, adesso questo è assolutamente, sarà assolutamente molto molto gettonato. L'unica cosa che mancherà sarà un collegamento pedonale, che la prossima volta andremo ad implementare qua. Come vedete queste sono molto molto più veloci, secondo me dovrebbe anche essere molto appetibile perché è più veloce di questo. Potremmo fare anche la stessa cosa qua, ma qui c'è anche un collegamento pedonale, un collegamento tram, quindi non mi piace particolarmente andare a cambiare questa parte. Invece potremmo fare proseguire la nostra pista pedonale e fare anche altri passaggi pedonali. Questi andrebbero sicuramente ad alleviare. Come vedete adesso ha girato, tutta questa bella arteria si è popolata e come vedete l'incrocio si è leggermente scaricato. Si è scaricato, diciamo che si è caricato qua, quindi potrebbe anche essere necessario fare dell'altro, però per adesso lo lasciamo così. Direi che si comporta molto bene, anche perché poi qua la zona industriale ha le ore contate. Bene, questo è quanto. Nei prossimi episodi vedremo di andare a sviluppare ancora di più. Abbiamo, come dire, dato un'alternativa al traffico, quindi come vedete il traffico c'è, però fluisce. Anzi, guardiamo se ci sono dei punti particolarmente caldi. Allora, questo, come vi ho detto, sembra essere un punto particolarmente caldo, però direi che 85-84% per una città iniziale direi che va abbastanza bene. Come vedete il traffico è tutto da questa parte, bisognerebbe analizzare ancora meglio le route. Allora, come vedete ce ne sono ancora tante, ci sono tanti, anche tanti viola che vanno, anche tanti veicoli privati che preferiscono questo invece di questo perché è più vicino. Potremmo anche provare a collegarlo qua, così daremmo una, allora lo colleghiamo anche questo con una highway veloce. E direi che l'abbiamo collegato qua storto, però vabbè, lasciamo così lo stesso. Andremo a vedere la prossima volta se anche questo dà i benefici. Direi di sì. E poi chi lo sa, se invece di andarli a far venire qua lo colleghiamo qua, ne avremo addirittura degli altri. Quindi andiamo un po' a studiare questa parte. Come vedete comincia leggermente a fermarsi, però secondo me andrà sempre meglio. Vediamo, altrimenti cambiamo di nuovo. Bene, se vi è piaciuto questo episodio lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un suggerimento, dei temi che non abbiamo trattato lasciateli come commento, ditemeli sotto. E direi che abbiamo ancora molto da vedere, molto da trattare, andare a rivedere i nostri trasporti, perché come vedete le fermate dell'autobus sono particolarmente trafficate. Andiamo a rivedere la nostra parte industriale sicuramente, perché
ci sono troppe industrie e sono convinto che possiamo distribuirle meglio per la mappa, così andiamo anche ad alleviare il carico sugli incroci. Quindi questa sarà, andremo probabilmente a spostare un po' di zona industriale dall'altra parte. E bene, vi ricordo che queste guide sono fatte in collaborazione con Project Paradox Interactive, un network Telegram, i cui link li trovate nella descrizione dell'episodio, così come tutti i link ai miei social. Ricordatevi di lasciare un like e un commento, perché assolutamente il canale ne ha bisogno e quindi dobbiamo ingrandirci il più possibile. Supportate questo sforzo gigantesco di fare delle guide passo passo se vi piacciono. E se volete vedere questi video in anteprima, ricordatevi che potete anche abbonarvi, così mi supportate e avete anche dei contenuti e il mio la mia attenzione prima degli altri quando andrete a commentare. Bene, grazie mille, fino alla prossima, vi auguro una fantastica giornata. Ciao ciao.